buongiorno a tutti, ringrazio Simone per l'invito e parlerò un attimo dei sistemi sanitari e confrontandoli fra loro e con il sistema sanitario italiano. Allora, innanzitutto una distinzione che non è solo una questione semantica. La salute è molto diversa dalla sanità. La salute è il completo benessere fisico, mentale e sociale, mentre la sanità è tutto quello che uno Stato dovrebbe mettere in campo per mantenere la salute dei propri cittadini. Quindi la sanità può essere gestita come un'azienda, ma sicuramente non dovrebbe essere un'impresa, cioè non bisognerebbe lucrare sulla salute dei cittadini. La sanità dovrebbe essere caratterizzata da equità, solidarietà e resilienza. Per resilienza si intende la capacità di un sistema di reagire in modo adeguato a cambiamenti improvvisi del sistema sociale oppure in caso di calamità. Una definizione anche che ricorrerà è quella di governance. Governance è un vocabolo inglese che è entrato nel nostro vocabolario alla fine degli anni 90, quando si è iniziato a parlare di aziendalizzazione. Attualmente si intende per governance l'insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la gestione e il governo di società, enti, istituzioni o fenomeni complessi dalle rilevanti ricadute sociali. Allora, questa è la macrostruttura triangolare dei sistemi sanitari, cioè in estrema sintesi che cos'è un sistema sanitario. Come vedete ci sono i cittadini, che poi purtroppo durante la vita possono diventare i pazienti, che finanziano gli assicuratori pubblici e privati e questi allocano le risorse ai produttori, anche se in realtà parlare di produzione di salute non è sicuramente giusto. Quindi come possiamo noi fare un confronto fra i diversi sistemi sanitari? Innanzitutto possiamo confrontare il modello di finanziamento, poi il modello di gestione sanitaria territoriale, cioè la governance, e poi la performance, cioè come i cittadini e i pazienti riescono a capire, a valutare la validità del servizio offerto. Allora, i modelli di finanziamento sono essenzialmente tre. C'è quello prevalentemente pubblico, come per esempio in Inghilterra o in Italia, c'è quello prevalentemente privato, come quello americano, e ci sono i misti, come quello olandese. Per quanto riguarda invece i modelli di gestione sanitaria territoriale, diciamo che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo rilevante in materia sanitaria, riflettendo la struttura costituzionale del paese interessato. Molti fattori aggiungono complessità a questo rapporto, come il tipo di governance, appunto, o di reperimento a livello locale delle risorse finanziarie. Quindi in Europa sono stati distinti 5 tipi di sistema sanitario: sistemi completamente decentrati e quelli centralizzati. Allora, il tipo 1 è quello, per esempio, quello italiano, dove il finanziamento attraverso i bilanci subnazionali, cioè regionali, supera la media europea, che è quella del 19%. In Italia arriviamo al 75%, nel senso le regioni contribuiscono circa il 75% dei loro bilanci alla sanità. Nel tipo 2 possono rientrare sistemi parzialmente decentrati come quello bulgaro, che ci interessa poco. Invece il tipo 3, anche questo è un tipo di sistema sanitario molto decentrato, in cui le funzioni operative sono delegate anche ai comuni, però non hanno un cofinanziamento. Questo avviene per esempio in Olanda e nel Regno Unito. Il tipo 4 sono sistemi centralizzati ma strutturati a livello territoriale, come per esempio in Francia, e il tipo 5 sono completamente centralizzati, però in realtà questi tipi di sanità interessano dei paesi molto piccoli, come può essere Cipro. Questo è un film di Michael Moore. Michael Moore è un regista americano che fa dei documentari. Vi invito a vedere questo film perché ci dà uno spaccato reale della sanità americana, che abbiamo visto prima è quella completamente affidata alle assicurazioni. In questo film, ribadisco che è un documentario, si vede quando negli anni 70 Nixon ha svenduto la sanità pubblica. Ha preso soldi, finanziamenti dalle assicurazioni e ha smantellato la sanità pubblica. Quindi adesso praticamente la gestione è solo assicurativa, generalmente dalle assicurazioni private. Ci sono
delle forme di assicurazione pubblica come il Medicare per gli anziani disabili, Medicaid per gli indigenti, ma non riescono a coprire tutta la popolazione, anche con quello che si chiama Obamacare, cioè la riforma fatta di Obama, esistono ancora tutt'oggi 27 milioni di americani che non hanno nessuna copertura assicurativa. E cosa significa che non c'è copertura assicurativa? Si vede proprio nel film il caso di un signore che si taglia le due dita, giustamente le mette nel ghiaccio, corre in ospedale e la prima cosa però che gli chiedono è se c'è l'assicurazione. Il signore purtroppo è sprovvisto di assicurazione. Quindi fanno due conti, l'intervento per ricucire due dita è $72.000. Lui ce n'ha 12.000, non c'è problema, glieli ricuciscono uno e l'altro lo buttano. Questa è la sanità americana. Allora, poi sempre nel film, circa 10 pazienti che non hanno nessuna forma assicurativa vengono accompagnati da Michael Moore a Cuba per fare un viaggio. A Cuba la sanità è pubblica, nonostante siano gli amici di sempre, i nemici di sempre, i medici cubani assistono i pazienti americani, fanno la TAC, risonanze, tutte cose che in America non si sarebbero potute permettere e non vogliono niente, perché là la sanità è pubblica. Allora, nel 2000 il sistema, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una graduatoria di 190 paesi per vedere qual era il servizio sanitario più performante. Ovviamente l'America era al 30° posto dopo il Costa Rica e in primo era la Francia, ma sorprendentemente o con orgogliosamente noi eravamo al 2° posto, al 2° posto nel mondo e in Europa dopo la Francia. Sono passati 17 anni e vediamo dove siamo adesso. Secondi, terzi, quarti, quinti, dove siamo? Lo vedete dov'è l'Italia? Siamo al 22° posto, quindi in 16 anni siamo passati dal 2° posto al mondo al 22°, ai livelli di Macedonia e Serbia. Questo è un indice indipendente, Euro Health Consumer Index, quindi non ha sovvenzioni governative e quello che dice è spietatamente vero. Viene rilevato intervistando i pazienti e valutando i risultati che ottengono dai sistemi sanitari su 5 aree particolari, cioè l'informazione, i diritti dei pazienti, i tempi di attesa per i trattamenti, i risultati, la prevenzione, il gamma e ambito dei servizi forniti e i farmaci che vengono somministrati. Quindi il confronto vede i Paesi Bassi al primo posto, seguiti da Svizzera, Norvegia e Belgio. Ma qual è il dato che emerge? Il dato che emerge è che i Paesi che hanno un sistema sanitario migliore hanno una governance affidata a professionisti del settore, cioè la politica viene sempre scartata. Poi vedremo quello olandese dove tutte le decisioni vengono prese esclusivamente dai medici e dai pazienti. I politici non c'entrano più niente nella gestione della governance sanitaria. Comunque in Europa ci sono tre particolari settori in crisi, cioè c'è una tendenza globale ad attese prolungate per la chirurgia in tutti i paesi, tranne che in Olanda, per poi vedremo come mai. C'è un aumento della quota dei pagamenti diretti per una serie di cure, perché il sistema sanitario non li fornisce più, e c'è un'assenza di miglioramenti, se non persino peggioramenti, nell'accesso a nuovi tipi di cure. Allora, queste sono le principali caratteristiche del sistema sanitario olandese. Innanzitutto è un sistema basato sul mercato, cioè sulla concorrenza, nel quale svolgono un ruolo portante i servizi sanitari comunali. Fornisce una copertura praticamente universale attraverso un'assicurazione sanitaria obbligatoria, dove però lo Stato aiuta le persone indigenti. La spesa sanitaria è finanziata prevalentemente dai contributi obbligatori proporzionali al reddito e dai premi versati direttamente dai cittadini agli assicuratori. Eroga servizi privati secondo le regole di un mercato competitivo regolamentato. Che significa? Significa che lo Stato dal 2006 controlla che le assicurazioni forniscono un pacchetto base che è uguale per tutti e le assicurazioni non possono rifiutarsi come in America di assicurare qualsiasi tipo di paziente e supervisiona quindi i risultati. Il cittadino olandese che in un anno non usufruisce di cure ospedaliere o di esami, tranne quello la visita del medico di famiglia, riceve un rimborso
di circa 250 euro. Anche questo incentiva il fatto ad usare, andare il meno possibile a gravare sulle strutture ospedaliere. Quindi la sanità olandese poggia su due pilastri, quindi un'assicurazione pubblica obbligatoria per le cure a lungo termine e le disabilità, che viene gestita dallo Stato attraverso il finanziamento sul lavoro, prelievi sullo stipendio, sui contributi previdenziali, sui redditi d'impresa, e un'assicurazione privata dove il cittadino paga direttamente l'assicurazione per avere un pacchetto base che è standard per tutti. Poi, se uno vuole, può fare delle aggiunte, e in queste aggiunte c'è la competitività fra le varie assicurazioni. Il sistema sanitario olandese poi si basa sui comuni, infatti ci sono ben 29 servizi sanitari comunali che si occupano dell'assistenza domiciliare e la gestione delle case di cura. I comuni stabiliscono le proprie politiche per l'erogazione delle cure, la cui attuazione è esclusivamente di competenza locale, quindi tutto è legato ai comuni. Lo Stato vigila soltanto il funzionamento delle assicurazioni. È ovviamente un sistema costoso. La spesa media è di 5.700 euro pro capite, con un PIL anche abbastanza alto. Però ricordiamo che ha la più generosa iniziativa di cure a lungo termine al mondo. Cioè nessun anziano viene abbandonato, nessun disabile non viene assistito. Quindi ci sono molte assicurazioni che però, pur agendo in concorrenza, sono separate dagli ospedali. Se voi pensate un attimo all'America, molte assicurazioni hanno degli ospedali, per esempio la Kaiser Permanente, che è una delle assicurazioni più famose in America, proprio degli ospedali, e i cittadini che si rivolgono all'assicurazione devono andare in quell'ospedale anche in caso di urgenza. Quindi, cioè, molte volte il paziente muore prima di arrivare perché l'ospedale più vicino non è dell'assicurazione. Questo sicuramente non accade in Olanda, perché in Olanda gli ospedali sono tutti pubblici. Quindi l'Olanda ha la migliore e più strutturata organizzazione per la partecipazione del paziente alle decisioni sanitarie e la creazione di politiche sanitarie rispetto a tutti gli altri paesi europei. Come hanno fatto a battere le liste d'attesa? Ci sono degli ospedali le cui sale operatorie lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi anche in questo caso vengono abbattute le liste d'attesa per la chirurgia. Lo stesso le macchine, la TAC e la risonanza che vedremo, sono due o tre volte inferiore a quelle italiane, però lavorano molto di più, sono sempre in azione, quindi si abbattono le liste d'attesa e vengono usate in maniera ottimale. Una grandissima parte di filtro lo svolgono i medici di base. Quindi sì, non si sente? No, si sente. Volevo dire che, in considerazione del fatto che abbiamo ovviamente iniziato i lavori un po' dopo, un po' in ritardo. Devo stringere. No, secondo me andare pure sugli squilibri regionali italiani. Va bene, quello, vado diciamo, purtroppo è una cosa che... Il tempo stringe, sì. Va bene. Allora, comunque, quindi il successo è legato al fatto che le decisioni operative sono prese dai medici con la partecipazione dei pazienti, e i politici e i burocrati sono meno coinvolti nelle decisioni rispetto agli altri paesi europei. Volevo parlare velocemente del Regno Unito, però salto, dico solo che c'è una grandissima crisi attualmente del National Health Service, cioè del sistema sanitario inglese, perché c'è una crisi sociale. In Inghilterra attualmente ci sono circa 1 milione di persone che non hanno più nessuna assistenza e quindi si rivolgono all'ospedale. L'ospedale, una volta finite le cure acute, non riesce a rimandarle a casa perché non c'è nessuno che gli assiste, e quindi si sta affossando il sistema sanitario inglese, anche se c'è la proposta di trasformarlo in quello americano con l'assicurazione, però gli inglesi giustamente stanno facendo abbastanza resistenza. Quindi è stata proposta anche una tassa per cercare di rimetterlo in sesto, però la crisi è molto grave, quindi non si riesce ad affrontare quella che viene chiamata l'epidemia silente, cioè la crescita dell'età media della popolazione e l'aumento delle patologie croniche degenerative degli anziani. Vabbè, questa è la storia del Servizio Sanitario Nazionale, andiamo molto velocemente, vediamo le principali modifiche. Nel 91 viene soppresso il comitato gestione della ASL, negli anni 92 e 93 viene
proposta e applicata per legge la figura del direttore generale, che è un organismo a carattere monocratico, e le regioni iniziavano ad autofinanziarsi. Poi nel 99 col decreto Bindi c'è stata l'introduzione dei DRG, che sono praticamente il sistema per cui vengono rimborsati gli ospedali, un sistema sviluppato negli anni 80 ad Oxford per il sistema Medicare americano, che è già in crisi. Quindi noi utilizziamo un sistema di rimborsi che in realtà, laddove è stato sviluppato, ha già fallito come validità. Poi c'è stata nel 2001 la riforma del titolo quinto della Costituzione, per cui adesso allo Stato non rimane che definire i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. Ormai non abbiamo più un sistema sanitario nazionale, ma abbiamo 20 sistemi sanitari regionali. Una situazione paradossale, tipicamente tagliata, è il privato convenzionato, cioè che è una contraddizione di termini. Che significa privato convenzionato? Cioè, o è privato e pubblico. Il privato convenzionato è un modo per, a mio avviso, favorire i soliti amici, e poi espone al fatto che se uno mette appunto l'impresa, cioè il far soldi nella sanità, c'è il rischio di magagne, di per esempio fare degli interventi che non servono a niente, di spacciare i DRG per una patologia e invece trattare di una patologia molto meno grave. Allora, il sistema sanitario italiano rientra nel tipo 1, cioè fortemente delocalizzato, e molto però è stato demandato alle regioni. Le regioni, attraverso i piani sanitari regionali, si occupano della governance della sanità. Forse sì, sulla performance del sistema laziale. Come? No, dico, se magari ci concentriamo anche sul Lazio, esatto. Quindi abbiamo circa 600 strutture pubbliche e 550 ospedali privati. Vabbè, queste sono le fonti di finanziamento. Questo è molto importante. Teoricamente la conferenza dei sindaci, cioè la vera rappresentanza dei cittadini, potrebbe avere una voce in capitolo sull'atto aziendale, cioè su quello che definisce la mission delle ASL, giungendo quando necessario a chiedere la rimozione del direttore generale. Ecco, queste cose, ad esempio nel Lazio, io onestamente non le ho viste mai, perché spesso chi comanda in regione nomina i direttori generali, e i direttori generali spesso sono dello stesso partito dei vari comuni, e quindi c'è sempre una sorta di accordo, sì, non vengono prese in considerazione le esigenze dei cittadini, cosa che invece succede in altre regioni, come per esempio l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, dove la conferenza dei sindaci ha una valenza molto forte. Va bene. Quindi che cosa succede a livello nazionale? Adesso attualmente si cerca, per risparmiare, di fare delle ASL molto grandi. Per esempio le Marche hanno un'unica azienda sanitaria regionale che gestisce tutti gli abitanti, circa 1.500.000 residenti. Però le Marche è una regione piccola. Regioni grandi comunque come la Toscana stanno adottando lo stesso provvedimento, quindi anche in Toscana si è passato da 12 ASL a 3, appunto per avere una maggiore gestione della popolazione, risparmiando. C'è una differenza anche nelle esternalizzazione delle varie regioni. Le regioni che esternalizzano di più sono la Lombardia, la Puglia e il Lazio, che danno all'esterno oltre il 40% della spesa sanitaria regionale, e non sempre però i risultati sono ottimi. C'è una differenza fra le regioni anche nell'assistenza domiciliare. Come vedete, ci sono delle regioni che tengono più alla popolazione, quindi investono nell'assistenza domiciliare, che permette un grosso risparmio rispetto all'assistenza ospedaliera vera e propria. E poi ci sono gli ospedali di comunità, dove molte regioni stanno investendo per ridurre i costi. L'ospedale di comunità è semplicemente una struttura ospedaliera dove l'assistenza viene fornita dai medici di base, e quindi si risparmia sull'assistenza medica, mentre quella infermieristica è garantita 24 ore su 24. Ma
è un grosso risparmio. Tenete conto che un giorno solo di degenza in ospedale costa mediamente 500 euro, un giorno, mentre un giorno in ospedale di comunità costa sui 100 euro, quindi 400 euro di risparmio a paziente, con la stessa garanzia di risultati. Va bene, quindi poi vediamo che l'equilibrio finanziario è una fonte di continui attriti fra il governo nazionale e le regioni. C'era un disavanzo di quasi 38 miliardi e l'87% di questo disavanzo era legato alle regioni centro-meridionali, Lazio incluso. Anzi, il disavanzo maggiore era legato a Campania e Lazio, che insieme facevano il 57% del debito sanitario complessivo. Quindi la maggior parte delle regioni meridionali non ha i conti in ordine, ma offre anche dei servizi di bassa qualità. Ecco perché il fenomeno della mobilità. Ogni anno circa 500.000 di pazienti viaggia da una regione all'altra, però mentre dal centro-nord al sud va all'incirca un paziente, come rapporto 1 a 6, cioè sono soltanto 1 i pazienti che vanno al sud rispetto a 6 che vanno al nord. Quindi c'è un grosso flusso migratorio dal sud verso il nord. L'unica regione del sud che si salva è il Molise. Allora, che cosa hanno fatto i governi regionali per cercare di colmare questo gap? Innanzitutto sono stati fatti i piani di rientro per cercare di risanare i conti, però non tutte le regioni ci sono riuscite e infatti molte regioni sono state commissariate, come il Lazio, l'Abruzzo, la Campania, il Molise e la Calabria. Oltre alle 5 regioni commissariate, altre 3 sono in piano di rientro: Sicilia, Piemonte e Puglia. Quindi questo piano di rientro in realtà è servito, anche se ovviamente i tagli fatti alla sanità hanno impoverito la qualità dei servizi erogati. Per quanto riguarda i sistemi sanitari regionali, è stato elaborato anche qui un indice che si chiama Meridiano Sanità Regionali Index, che valuta lo stato di salute della popolazione, l'equità e la capacità di risposta del sistema ai bisogni della salute, l'efficienza e l'appropriatezza dell'offerta sanitaria e la qualità dell'offerta. Come vedete, le prime regioni come qualità di salute sono quelle del centro-nord, con l'Emilia Romagna, Lombardia e Toscana in prima, mentre quelle del centro-sud sono tutte al di sotto della media nazionale. Anche il Lazio è al di sotto della media nazionale. Le regioni che investono di più sono quelle che hanno una sanità ovviamente migliore, ma sono anche le più ricche. Quindi c'è sempre un rapporto proporzionale fra ricchezza e qualità della salute. Per quanto riguarda l'indice europeo, quindi questo indice ha avuto molte difficoltà per fare una media, perché ricordiamo abbiamo ben 20 sistemi sanitari regionali. Le criticità maggiori sono legate al fatto, come abbiamo accennato prima, che la popolazione sta invecchiando e stanno aumentando anche le malattie cronico-degenerative. Si prevede che nel 2051 ci siano oltre 3 milioni di cittadini italiani con patologie neurologiche. E quindi c'è questa epidemia silente e l'indice rivela una abissale mancanza di preparazione, ma non c'è nessuna volontà politica per porre rimedio, per iniziare a tamponare questa situazione, che sarà una crisi. Ha messo in crisi il sistema sanitario inglese, che è nato 20 anni prima del nostro, sicuramente metterà in crisi anche noi. E dobbiamo prepararci, abbiamo la possibilità di trovare delle soluzioni in tempo. Carlo, dico, molte delle criticità che metti in luce appunto verranno spiegate meglio nelle relazioni successive, per cui vabbè, vado direttamente al numero no, perché appunto ne abbiamo le nostre proposte. Va bene, allora vado direttamente alle conclusioni. Quali sono le criticità maggiori? Sono spese folli, la corruzione, l'assenza di un controllo diretto in real time da parte della cittadinanza e l'invecchiamento della popolazione, come abbiamo già accennato. La spesa per il sistema sanitario è circa 111 miliardi all'anno, praticamente la sanità è la terza industria del paese. Ci sono spese folli, ad esempio una siringa che
costa 3 centesimi all'ingrosso, le ASL in media la pagano 7 centesimi e in alcuni ospedali sono arrivate a pagare 65 centesimi, cioè il più 2166%. Questo perché non c'è nessun controllo. L'edilizia sanitaria, abbiamo 132 ospedali e strutture sanitarie inutilizzate. La corruzione in sanità, non solo volgari mazzette, ma appalti, contratti, incarichi, si parla di corruzione liquida. Ma se andiamo a valutare in soldoni quant'è la corruzione, in Italia si parla di almeno 6,2 miliardi di euro di corruzione. I direttori generali sono nominati direttamente dai presidenti delle regioni, quindi è una malazione diretta della politica. Non c'è nessuno che controlla, perché il collegio sindacale in realtà è composto da dipendenti nominati dal direttore generale, figuriamoci se possono fare qualcosa contro il direttore generale stesso. Poi fanno controlli a campione su delibere aziendali. La Corte dei Conti passa in rassegna gli atti solo quando hanno già prodotto i loro effetti e quindi i buoi sono già scappati. Il sistema di DRG abbiamo visto non funziona, si vede anche sul fatto dei tagli cesarei, che sono in Italia il 37,5%, quindi 367 bambini su 1000 nascono con taglio cesareo rispetto ai 155 dell'Olanda. Taglio cesareo perché viene a un DRG, cioè un rimborso più elevato. Si parla di circa 80 milioni di euro all'anno sprecati. E poi la popolazione anziana che sta aumentando e quindi rappresenta appunto un problema emergente. Quindi abbiamo assistito a una caduta dal 2000 a oggi, dal secondo al 22° posto, il modello aziendale non funziona, c'è troppa corruzione, i sistemi regionali più performanti sono quelli che sono più attenti alle esigenze dei cittadini, che ricorrono spesso all'ospedalizzazione domiciliare e agli ospedali di comunità, preparandosi ad affrontare le epidemie silenti. L'epidemia silente, ecco, la vedo come un iceberg in cui la punta affiora, il Titanic come il servizio sanitario nazionale, dove si continua a ballare sui ponti mentre nelle stive c'è lo squarcio, quindi l'acqua entra e stiamo andando verso la tragedia e nessuno fa niente. Grazie. Grazie.